Buonasera, sono presidente di un'associazione che è nata da poco, che si chiama Diritti Umani Parte Integrante, anzi ho il piacere di presentartela. E, innanzitutto voglio ringraziare il Movimento Democrazia perché il Movimento che quest'anno compie 5 anni, quindi ha già un lungo percorso, si è sempre caratterizzato per campagne. E si è caratterizzato sempre per campagne originali, e quando Enico, Assunta, insomma, mi hanno chiamato e mi hanno invitato a questo incontro di oggi, veramente con entusiasmo, perché insomma le frasi contro l'omofobia sulle bustine di zucchero non si erano mai viste, ed è una cosa veramente originale e interessante. Oltre a condividere tutte le frasi che avete scelto, perché evidentemente è stata una scelta fatta con cura, non affrontata, e in più voglio dire, cioè, le associazioni che sono qua in Calabria e che operano per i diritti della comunità LGBTI, non dimentichiamo mai la I, cioè sono totalmente autofinanziate, contrariamente magari a molti che possono pensare che esiste questa lobby gay internazionale potentissima di cui si parla sempre di più, così questo vi dirò una cosa dopo che magari farà anche sorridere. Queste sono campagne totalmente autofinanziate, per cui lo sforzo è, voglio dire, doppio per poterlo fare, quindi veramente grazie per quello che state facendo. Posso fare? Certo. In realtà noi abbiamo dei sostenitori che comunque ci hanno aiutato con dei contributi anche a, in parte a realizzare questa campagna, quindi grazie anche a chi comunque ci ha sostenuto. E questo in effetti è l'autofinanziamento, cioè c'è, diciamo, mente che largisce, ma andate a cercare appunto i sostenitori che poi dopo finanziano queste campagne, quindi questa è proprio la parte lodevole, contrariamente appunto a chi pensa che ci sia questa lobby gay potentissima che finanzia le associazioni e che fanno e puntano a determinate cose di cui parlerò tra poco. E, detto questo, ho piacere di presentarvi un po' anche l'associazione che presiedo, che è Diritti Umani Parte Integrante, un'associazione che è nata da pochi mesi e si sta caratterizzando da un certo punto di vista per dare un taglio diverso alla solita associazione che si occupa dei diritti LGBT, perché noi riteniamo che in Italia ci sia la necessità un po' di un cambio di strategia. Che cosa è successo negli ultimi 20-25 anni l'associazionismo in generale si è settorizzato e specializzato sulle proprie questioni, per cui noi abbiamo avuto le associazioni per i diritti della comunità LGBT che si sono specializzate solo su questo tema, le associazioni che lottano contro le discriminazioni sui disabili che si sono specializzati sul loro tema, così come quelli che lottano per i diritti dei migranti, eccetera, 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 eccetera. Questo ha causato negli ultimi 25 anni sicuramente un beneficio, nel senso che ha innalzato moltissimo la professionalità, la professionalizzazione delle singole, di queste associazioni. Però allo stesso tempo ha causato anche una disgregazione, una polverizzazione di questi soggetti, per cui si è perso in quello che è il tessuto sociale, che è molto complesso, soprattutto quello italiano, che voglio dire subisce tantissime spinte, e non da meno, voglio dire, un tessuto sociale italiano caratterizzato anche dall'impronta vaticana. Lo dico, voglio dire, da anticlericale, non da antireligioso, perché sono due cose completamente e profondamente diverse. E questa polverizzazione ha causato l'indebolimento di tutto il movimento e di tutte le associazioni che lottano contro le discriminazioni. E il risultato è stato che si fa fatica ad ottenere proprio i risultati. Allora riteniamo che ci sia bisogno di un cambio di strategia, ecco perché è nata la parte integrante, stiamo facendo degli esperimenti di aggregazione con associazioni che si occupano di discriminazioni contro i disabili, con associazioni che si occupano di discriminazioni contro i migranti, perché dove c'è una persona discriminata, che sia discriminata per la disabilità, che sia discriminata per l'orientamento sessuale o per l'identità di genere, sempre di discriminazione si tratta, e quindi vale
la pena unirsi per cercare di incidere di più sulle istituzioni, che poi sono quelle che ci governano e sono quelle che in Italia riconoscono, come in tutte le società civili, e legittimano quelle che sono le persone. E, un po' Domenico, quando l'ho invitato, ma tu come titoleresti, diciamo, il tuo intervento, oggi è tutto centrato sull'omofobia, io mi sono posto una domanda, il titolo del mio intervento sarebbe: ma il termine omofobia è un termine adeguato per descrivere questo tipo di discriminazioni, cioè le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere? Omofobia, che diciamo si traduce chiaramente anche in transfobia, e questo termine io ritengo che non sia per niente adeguato. Cioè, l'omofobia non è altro che l'odio nei confronti delle persone omosessuali, gente. Che cos'è questo più? Una manifestazione d'odio. E allora mi domando una cosa: cosa c'entra la fobia, cioè la radice di questa parola? Non lo so, se io prendo ad esempio l'idrofobia, che può essere la paura dell'acqua, no? Piuttosto che altri tipi di fobia, come quella la paura, insomma, degli spazi stretti, oppure l'agorafobia, la paura di trovarsi in mezzo a tante persone, il riflesso, la reazione della persona che subisce questo, tra virgolette, disturbo, che cosa fa? Di certo non aggredisce, cerca di allontanarsi il più possibile da questa cosa che gli dà fastidio, no? È difficile che una persona che abbia l'idrofobia, insomma, si tuffi in una piscina oppure a mare, si tiene ben lontano dal mare. Allora io mi chiedo che cosa ci sia di fobia nelle persone omofobe che mattina, mezzogiorno e sera, in tutti i modi, in tutte le salse, attaccano le persone omosessuali. Quindi c'è un po' una discrasia, come posso dire, una contraddizione in termini. Forse il termine non è adeguato, ma da dove viene questo termine omofobia? Cioè, l'omofobia ce l'ha regalato un po', sono passati quasi 25 anni, no? Il termine un po' ha preso piede a partire dal 17 maggio del 1990, quando un'istituzione, voglio dire, non la bocciofila dietro casa, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che cosa fa? Derubrica dal manuale diagnostico, quindi dall'elenco dei disturbi mentali, l'omosessualità. Quindi, sulla spinta anche a partire dagli anni 70 dell'Unione degli Psicologi Americani, toglie quindi dall'elenco dei disturbi mentali l'omosessualità, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ben 24 anni fa non si è limitata a questa, ha fatto un'operazione molto più ampia, molto più importante, perché ne ha dato dell'omosessualità una definizione precisa e ha spiegato al mondo che cos'è l'omosessualità. E la definizione si riduce in quattro parole: variante naturale del comportamento umano. Detto questo, il problema dovrebbe essere già risolto. Poi da lì è nata l'omofobia per una sorta di associazione di idee, forse perché credevano che il problema si risolvesse, diciamo, abbastanza facilmente. Invece, dopo 24 anni in Italia, come in tantissimi paesi nel mondo, questo problema è ancora molto grave. Voglio farvi ragionare un po' proprio su queste quattro parole, perché non sono scelte a caso. Se l'OMS avesse scritto variante naturale della sessualità umana, già lì potevano esserci ancora dei margini di interpretazione, cioè, nel senso, può essere, tirando l'interpretazione, l'omosessualità poteva, diciamo, poteva annoverarsi, tirando l'interpretazione, una scelta. Invece il termine comportamento umano non è stato un caso, è stata una scelta ben precisa da parte dell'OMS utilizzare questo termine. Per quale motivo? E come si può superare anche il problema dell'inadeguatezza di questo termine, omofobia, no? Analizzando un po' anche come si manifesta questo comportamento.
Roy Messer, nel definire l'omosessualità variante naturale del comportamento umano, ha voluto semplicemente ridare dignità alle persone omosessuali, così come è stata data dignità alle persone di colore negli Stati Uniti, per esempio, quando sono cadute le leggi razziali. Cioè, le leggi razziali in quegli anni che cosa sancivano? Dicevano che le persone con un determinato colore della pelle erano inferiori agli altri e quindi avevano meno diritti. Quando è caduto questo preconcetto? Quando ci si è accorti che il colore della pelle non aggiunge e non toglie assolutamente nulla agli altri. E di conseguenza che cos'è questo? È una caratteristica umana il colore della pelle, niente di più e niente di meno. Cioè, l'omosessualità, in quanto variante naturale del comportamento umano, che cos'è se non una caratteristica umana? Di conseguenza l'accostamento qual è? Io vado più sostituendo la parola omofobia con un'altra parola molto più semplice, che forse si capisce molto meglio, con il termine razzismo. Non c'è un altro termine che può descrivere meglio l'odio nei confronti delle persone omosessuali, né di più né di meno, perché il razzismo, concetto che negli ultimi decenni si è molto evoluto, che non è soltanto radicato sull'appartenenza ad una determinata etnia, oggi viene il termine, il significato di questo comportamento si è molto allargato e può essere assolutamente sostituita la parola omofobia con razzismo, punto. Se vogliamo tirare un po' la cosa e precisare, il razzismo a sfondo mondo. Vedete, vi dico solo altre due cose e mi avvio alla conclusione. Oggi i razzisti a sfondo omofobo si presentano, voglio dire, con una varietà incredibile. Adesso a settembre in Italia si aprirà questo dibattito che ha aperto Renzi, Presidente del Consiglio, con a settembre avremo una legge che tutelerà le unioni omoaffettive. Va bene, intanto in questi mesi e in queste settimane ci sono organizzazioni che si stanno ben dando da fare in convegni che partono con un incipit straordinario. Si presentano come persone cattoliche, animate da buone intenzioni, da persone che non vogliono discriminare nessuno. Poi nel corso, voglio dire, di questi convegni cominciano a saltare i concetti. Quali sono questi concetti? Io, tra l'altro, un esponente, voglio dire, notevole, ce lo abbiamo anche qui in Calabria, non vi cito il nome, ma vi lascio la curiosità, voglio dire, di andare a visitare i siti come ad esempio l'Unione dei Giuristi Cattolici Italiani, praticamente, no? E poi troverete che è un notevole esponente di questa organizzazione calabrese, nel corso delle loro esposizioni, voglio dire, persone che si presentano come cattoliche, come accoglienti, che precisano che non vogliamo discriminare assolutamente le persone omosessuali, grazie al convegno e arriva che la teoria sulla quale basano la loro assoluta e cieca contrarietà nel riconoscere i diritti alla comunità LGBTI si basa su una loro strampalata teoria basata sul fatto che esiste una potentissima lobby gay internazionale che ha uno scopo preciso. Lo scopo preciso è l'estinzione dell'umanità, cioè, non dico sciocchezza, ma attraverso che cosa? Questo è il mio. Cioè, su internet si trovano facilmente, cioè, l'ultimo di questi convegni, ma dove c'erano, voglio dire, ma lo dico perché non c'è niente di male, penso che tutti voi conoscete le API, per esempio, no? Che è un'organizzazione sindacale assolutamente degnissima, però a Paola ha ospitato uno di questi convegni con questo notevole esponente calabrese di questa organizzazione che vi ho citato prima, e questo candidamento a un certo punto dice sì, perché esiste questa potentissima lobby che ha l'obiettivo dell'estinzione dell'umanità. Attraverso che cosa? Attraverso la propaganda omosessuale, perché poi la propaganda omosessuale punta all'omosessualizzazione delle persone,
E quindi uno di questi giorni, voglio dire, diventeremo tutti omosessuali, nessuno lo creerà, ma qualcuno poi, questo signore, deve anche dire che non è vero, non è assolutamente vero che le persone omosessuali non procreano, questo non è assolutamente vero. E poi, insomma, il fine ultimo è questa estinzione dell'umanità attraverso tutte queste cose. Ah, poi dopo, la potentissima lobby gay internazionale, che cosa fa? Cioè, fino adesso è riuscita a traviare organizzazioni come l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la magistratura italiana ordinaria, quella di Cassazione e anche la Corte Costituzionale, perché sapete nel 2010 la famosa sentenza 138, tutte le istituzioni europee, quelle proprio non se ne è salvato nessuno, compreso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte Europea di Giustizia, una quarantina di governi nel mondo che hanno, voglio dire, legiferato in favore per riconoscere i diritti a vari gradi della comunità LGBT. Scusateci, è troppo pure per Paperino. Quindi a questo poi ci stiamo avviando. Adesso vedremo come questo dibattito, voglio dire, parlamentare si snoderà a partire da settembre. Già comunque si parla, voglio dire, di una diminuzio, no? Cioè, le mani avanti nel dire non sia mai si parla di parità di diritti fra coppie omoaffettive e coppie eteroaffettive, assolutamente no. Cioè, in partenza si parte con una diminuzione dei diritti, nel senso si parla di un istituto che non è il matrimonio, e comunque in primis si dice no, proprio le adozioni non se ne parla, perché, voglio dire, in Italia ci sono 100.000 bambini che vivono in famiglie omoaffettive, voglio dire, trovatemi un caso di cronaca, uno, che abbia parlato di uno di questi figli che è cresciuto male in una famiglia omoaffettiva. Cioè, magari possono essere cresciuti male per altri motivi, no? Perché poi c'è sempre la famosa teoria del gay sensibile, dell'omofobo, e c'è un sacco di amici gay che, per carità, non li discrimina, perché io ho tanti amici gay. E poi questi amici gay come sono? Tu ci parli e questo qui dice: oh, i miei amici gay sono tutti sensibili, tutti con la vena artistica, e tutti che, voglio dire, che fanno determinati mestieri, e tutti che, diciamo, curano particolarmente la propria persona. C'è il massimo degli stereotipi, no? Cioè, io invece, per fortuna, ho conosciuto pure e conosco, voglio dire, persone omosessuali che sono tremendamente sgradevoli, tremendamente antipatiche, particolarmente insensibili, voglio dire, quindi tutti questi stereotipi andrebbero smontati veramente uno per uno. Ma questo per dirvi l'ultima cosa è la frase è quella sulla quale è stato posto, diciamo, più enfasi, che voi avete elaborato e firmato come democrazia: se pensi che io sia diverso, sappi che non troverai nessun essere umano uguale all'altro. La frase è assolutamente bella e condivisibile, però ritengo che dobbiamo fare uno sforzo in più se vogliamo cavarci fuori e fare un passo avanti nella lotta alle discriminazioni, che sia per orientamento sessuale, che sia per identità di genere, che sia per disabilità, che sia per origine etnica, che sia per nazionalità e tutto quello che vogliamo. Io dal mio vocabolario ho abolito una parola, totalmente abolita, che è la parola diversità. L'ho sostituita con un altro termine che secondo me spiega molto meglio anche che cosa è l'omosessualità e tutte quelle che possono essere, tra virgolette, minoranze, no? L'ho sostituito con un termine che mi torna più utile per lottare contro le discriminazioni multiple, perché poi magari uno può incappare anche questo, no? Cioè, non sia mai se una persona ha un colore della pelle diverso rispetto ad un gruppo dove ce l'ha di un altro colore ed è gay, voglio dire, già ne subisce due di discriminazioni. Io la parola diversità l'ho sostituita con il termine varietà, che è un concetto diverso. Quando parliamo delle persone
omoaffettive. Io detesto anche la parola omosessualità perché si aggancia e si lega sempre a quel concetto forse un po' morboso che richiama, che per me non c'è assolutamente nulla di male, figuratevi, che richiama la sessualità ma che riduce allo stesso tempo il comportamento omosessuale solo all'atto sessuale, non a tutto il resto che poi dopo è, voglio dire, un mondo molto più ampio e molto più complesso, no? Ho sostituito la parola omosessuale, l'omosessualità con la parola omoaffettività, e poi ho sostituito il termine diversità con il termine varietà. E questo secondo me sono gli elementi che possono appartenere ad una nuova strategia che deve ragionare in termini di lotta alle discriminazioni multiple e di unione fra soggetti, associazioni, per anche una moltiplicazione di iniziative come queste e tante altre che vengono fatte qui in Calabria da associazioni non finanziate dal Consorzio di Gay, perché proprio i soldi non si arrivano da nessuna lobby, perché via discorrendo, e quindi per cercare di andare avanti ed ottenere i giusti diritti che la comunità LGBTI merita. La I, lo ricordo sempre, sta per le persone intersessuali, se ne parla quasi mai, veramente si parla anche già poco delle persone transessuali, del transgender, però vale la pena magari chiudere e spiegare, cioè le persone intersessuali sono quelle persone che alla nascita nascono con delle caratteristiche genitali ambigue. Allora, il problema maggiore di queste persone è che sono i genitori, consiglio dei medici, che nei primi mesi di vita generalmente stabiliscono a quale sesso devono appartenere queste persone. Si creano dei disastri immensi, voglio dire, per cui persone che dal punto di vista fisico alla nascita, quindi ancora una persona assolutamente non sviluppata, che non si sa proprio dopo quale sarà il suo sviluppo fisico, viene stabilito da parte dei medici che sarebbe meglio che fosse femmina, e quindi si operano, si praticano, voglio dire, degli interventi chirurgici per questa attribuzione definitiva di sesso, e figuratevi, voglio dire, una persona che poi sviluppa un'identità di genere maschile e che si ritrova, voglio dire, con delle caratteristiche fisiche femminili, questo, diciamo, crea dei notevoli problemi a queste persone, e anche qui c'è una battaglia intensa che sta diventando quasi storica, ma purtroppo molto sottaciuta, per queste persone intersessuali, così come c'è anche la battaglia per le persone che hanno transitato da un sesso all'altro, per cui le persone transessuali, per quanto riguarda il cambio dei documenti, per cui una banalità possiamo dire, no? Dove proprio la legge italiana impone per il cambiamento dei documenti gli interventi chirurgici, questa cosa diciamo noi come associazione non la concepiamo e stiamo cercando di lottare per fare in modo che siano che il riconoscimento e quindi una giusta e una corretta attribuzione di un documento di identità in base a quello a una persona come si sente, che sia fatta anche senza doversi sottoporre obbligatoriamente a castrazione, sterilizzazione, interventi chirurgici, insomma, della stampa. Io vi ringrazio.